Buongiorno e benvenuti su Strade e Autostrade Online. Io sono Stefano Cavallaro, sono qui ad Asfaltica 2023, sono allo stand di Simex in compagnia di Marco Garofalo. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. E qui davanti a noi c'è uno dei prodotti di punta della vostra gamma. Parliamo della Art 1000. Che cos'è, cosa fa e qual è il contenuto di innovazione? Perché è così innovativa questa macchina? Ma Art 1000 nasce da un progetto di riciclaggio a freddo superficiale, soprattutto mirato alle pavimentazioni ammalorate, e quindi si propone, partendo da un progetto di fresa originario che è un po' il cavallo di battaglia di Simex, che è leader da 30 anni in questo tipo di attrezzatura, si propone di riparare strati ammalorati a livello di 3, 5, 7 centimetri, anche se la macchina potrebbe arrivare a 10 meccanicamente, al fine soprattutto di dare uno strumento alle amministrazioni per gestire la manutenzione stradale della viabilità sostanzialmente secondaria, naturalmente è stata di una fresa di un metro che ha delle specificità però particolari, ha richiesto infatti qualche anno di sviluppo, perché rispetto a una fresa tradizionale si sono dovute introdurre alcune modifiche sostanziali. Vogliamo vederle? Sì, se ci può indicare qualche cosa. Innanzitutto qui abbiamo un tamburo di fresatura sostanzialmente classico da un metro, ottimizzato per ottenere anche un livello di miscelazione, ma soprattutto la grande novità è il tamburo posteriore, quindi la macchina ha due tamburi che hanno funzione, una sorta di mulino se volete, gira piuttosto velocemente rispetto al primo e ha la funzione di dare un controllo della pezzatura in uscita del materiale, che è l'aspetto critico per ottenere una miscela che abbia delle prestazioni. Ricordiamoci che appunto la novità sta nel riciclare il conglomerato bituminoso a livello superficiale, mentre nel riciclaggio classico parliamo di profondità di anche 20-30 cm, ma sopra si viene poi a stendere nuovo materiale, quindi quello sottostante, il riciclato, è protetto. In questo caso il materiale è esposto direttamente al traffico, di conseguenza deve avere caratteristiche di granulometria e di tessitura, anche per dare l'aderenza superficiale, di un certo tipo. Questo ha richiesto appunto l'introduzione del secondo tamburo, che è una specificità di questa macchina, che consente di frantumare il conglomerato bituminoso esistente, anche qualora sia in blocchetti, in quadrotti, tipico, no, delle situazioni di asfalto ammalorato, di conglomerato ammalorato, e produrre una pezzatura tipicamente tra 0,12 e 0,15. Ma non è solo questo il tema è poi aggiungere a questo materiale fresato un rigenerante che viene contenuto in questo serbatoio. Questo rigenerante viene spruzzato con un sistema proporzionale, e questo è un elemento sicuramente di forza della macchina, perché è in grado di spruzzare la quantità prevista dalla miscela di laboratorio, quindi c'è un mix design, diciamo così, iniziale, tipicamente il 2% di prodotto. Questo prodotto deve essere poi spruzzato nella quantità prevista dalla miscela di progetto. Questo significa però che se la macchina accelera o decelera, per poter spruzzare la stessa quantità prevista in percentuale, devo poter avere un sistema proporzionale che è ottenuto attraverso questa ruota, una ruota fonica, che praticamente dà la velocità della macchina, dà diciamo, l'input per spruzzare la quantità giusta in base alla velocità della macchina. Quali sono quindi le esigenze specifiche a cui questa macchina dà risposta? Ma diciamo che, pur ispirandosi al riciclaggio tradizionale, bisognava appunto avere innanzitutto una facilità operativa e di intervento, quindi occorreva una macchina compatta, facile da gestire in cantiere, con una squadra in numero ridotto di persone, e soprattutto lavorare su quelle fessurazioni, su quelle buche alla fine, apportando anche materiale qualora non ce ne sia sufficienza. È chiaro che io non posso recuperare geometrie compromesse della strada, in quel caso devo portare del fresato nuovo e poi miscelarlo nel processo in aggiunta a quello esistente. Di conseguenza è uno strumento che mi consente una rapida gestione dell'ammalamento stradale, quindi dare soprattutto all'amministrazione uno strumento che consenta di gestire, pianificare
la manutenzione stradale, dando il tempo di dare la giusta priorità agli interventi, quindi non più interventi di emergenza, classico sacchetto di asfalto freddo messo col badile, ma creare un rappezzo che abbia una sua, diciamo, dignità tecnica e soprattutto una sua durabilità. Tenete conto che poi tutto il programma è stato validato dall'Università di Bologna, che ha confermato i valori di prestazione della miscela, quindi una miscela che dà ottime caratteristiche di aderenza, ottime caratteristiche tecniche di resistenza meccanica, ma anche di durabilità. Abbiamo ormai tratti che sono sotto traffico da 2 anni e non si sono riscontrati problemi di sorta. Di conseguenza questo consente all'amministrazione, tornando all'inizio del ragionamento, di diciamo diluire gli interventi della gestione della manutenzione stradale in modo più razionale, più organico, evitando il solito intervento di emergenza tipico delle nostre manutenzioni, insomma. Quindi un ampio spettro di applicazioni. Assolutamente sì, un ampio spettro di applicazioni che vanno appunto dalla buca al rifacimento di tutte le classiche ragnatele, anche per sviluppi lineari di un certo entità, diciamo. Quali sono i vantaggi di poter disporre di una macchina così innovativa? Ma i vantaggi sono innanzitutto, dal punto di vista di impresa, ripeto, l'agilità. E semplice logistica, alla fine si tratta di accoppiarla con uno skid loader, quindi il tutto viene portato in cantiere, poi naturalmente c'è un rullo dietro per la fase di compattazione, rullo che può essere anche una piastra o un piccolo rullo, però abbiamo dal punto di vista dell'impresa un sistema compatto e agile. Dal punto di vista dell'amministrazione, ripeto, rispetto alla soluzione classica, anche quella di fresare e poi ristendere, soluzione molto più economica, molto più rapida. Tenete conto che il materiale è transitabile praticamente da subito, quindi non c'è nessuna interruzione nel flusso di traffico, e dare nello stesso tempo all'amministrazione un rappezzo che però ha una sua, diciamo, sue caratteristiche di prestazionali in termini di aderenza e durabilità. Certo, dottor Garofalo, mi corregga se sbaglio, ma mi pare che qui ci sia anche un importante contenuto di sostenibilità. Assolutamente, perché il materiale che viene riciclato non si riutilizza nulla di nuovo, viene riutilizzato totalmente, qui sta il concetto di riciclaggio e di sostenibilità a cui accennava lei, perché non si aggiunge, non si porta via dal cantiere un granello di fresato. Si evita anche trasporti. Assolutamente. Questo ha anche una semplificazione in termini, come dire, logistici e normativi. Sapete bene che il fresato in uscita dal cantiere può rappresentare un problema, richiede di autorizzazione, eccetera. In questo caso tutta l'operazione è in situ, tutta l'operazione è fredda, quindi non c'è aggiunta di materiale caldo, di conseguenza anche questo è un aspetto di sostenibilità. Non devo, dal punto di vista del bilancio energetico o della CO2, se volete, non ho nulla di impattante a livello di... Certo, poi tutto in loco. Assolutamente. Va bene, io direi che qui da Asfaltica, dallo stand di Simex, è tutto. Ringraziamo il dottor Marco Garofalo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito.